Ben ritrovati a Mattina 9, adesso parliamo di sport e lo facciamo soprattutto da un punto di vista gestionale. L'argomento è di grande attualità, lo sapete, soprattutto in vista delle prossime universiadi che tra l'altro rappresentano una grande sfida per la nostra regione Campania. La data oramai la conosciamo tutti, è il 2019 e la Campania ovviamente dovrà farsi trovare pronta a questa grande opportunità e sappiamo che in quella data sbarcheranno a Napoli da 170 paesi atleti e anche spettatori che saranno poi ospitati in circa 60 strutture sportive che sappiamo purtroppo è un argomento, una nota dolente perché risultano spesso fatiscenti. Quindi cerchiamo di capire quali sono le iniziative. Una di queste iniziative riguarda appunto i commercialisti e quindi io introduco gli ospiti già accomodati al salotto di Mattina 9 e do il buongiorno ad Arcangelo Sessa, consigliere delegato dell'Ordine di Napoli. Buongiorno, ben trovato a Mattina 9. Il buongiorno a Marilena Nasti, presidente della Commissione Sport dell'Ordine, salve, ben ritrovata, e a Fabrizio Buonocore che prima di essere un commercialista, lo sappiamo, è capitano della Canottieri Napoli e storico buongiorno. Componente dei Sette Bello. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, cominciamo proprio da te, perché in realtà tu ricopri questa doppia veste, sì, cioè sei un commercialista ma anche uno sportivo. Abbiamo detto che le universiadi rappresentano una vera e propria opportunità per la nostra regione, tu come la pensi? È così? Ma sicuramente è un'opportunità grandissima che appunto le università arrivano a Napoli, alla Campania, soprattutto a Napoli ovviamente. Ci sono stati dei grossi fondi che sono arrivati alla regione Campania e che devono essere spesi appunto per gli impianti sportivi che sono un po' la nota dolente sul nostro territorio e sicuramente è una sfida che dobbiamo assolutamente vincere come città, perché appunto gli impianti sportivi a Napoli sono fatiscenti, non permettono a noi sportivi adeguati allenamenti, e non ci sono spazi acqua sufficienti. Fabrizio, intanto lo vediamo dalle immagini, questa... Sì. Ma ecco, questo stato di abbandono. Lo stato di abbandono dello stadio Collana, che dovrebbe essere uno dei gioielli della nostra città. Speriamo che possa ritornare ad esserlo come lo è stato in passato, anche perché è proprio al centro della città, c'è uno stadio, c'è una piscina, ci sono palestre proprio nello stadio Collana fanno attività sportiva tantissimi ragazzi, che vengono levati dalla strada per essere addestrati ai valori sportivi. Quindi è anche un discorso sociale, assolutamente, sportivo meramente competitivo. Assolutamente, quindi speriamo che i fondi sono arrivati, speriamo che ci sia il tempo, ma su questo proprio durante il convegno che abbiamo fatto Basile ha rassicurato tutti su questo punto, che loro stanno lavorando e sono sicuri di finire in tempo per le universiadi. Quello che io spero è che le universiadi non sia solo un evento spot, ma che faccia da volano per rifare un po' tutti gli impianti sportivi, ma ricordiamo anche tutti gli impianti sportivi che sono dati alle associazioni sportive tipo Carlo Poerio o la piscina di Ponticelli per la Canottieri, quelli che mi vengono in mente per prima. Ma ce ne sono tantissimi che sono da ristrutturare, da rimettere in sesto per dare la possibilità ai nostri giovani di fare sport. Certo, Presidente, allora un convegno, quello che c'è stato, molto importante. Esistono anche dei piani di fiscalità di vantaggio per la tutela, la cura di questo nostro patrimonio. Di cosa si è discusso? Quali i punti focali? È stato un convegno interessante, abbiamo affrontato per la prima volta la riforma del terzo settore e la collocazione che avranno queste associazioni sportive dilettantistiche. È stato un focus voluto dalla Commissione Sport naturalmente perché abbiamo a cuore non solo la parte di fiscalità, abbiamo a cuore che le associazioni sportive possano trovare anche un lancio e un rilancio soprattutto in questo periodo. Con il consigliere Angelo Sessa abbiamo deciso, e con Fabrizio che è anche il vicepresidente della commissione, di lavorare su questi argomenti. Abbiamo parlato con Basile, abbiamo affrontato il tema delle universiadi e cosa dobbiamo aspettarci?
Abbiamo anche avuto uno spunto interessante, io spero che la Regione possa cavalcare questa, diciamo, questa idea di sostenere gli impianti sportivi tutti, non solamente quelli che sono stati identificati per le attività delle Universiadi, attraverso un protocollo d'intesa con il credito sportivo per garantire dei finanziamenti a tasso agevolato per tutte le strutture campane, perché farci trovare pronti a questo, diciamo, a questo appuntamento così importante, è giusto che anche le altre associazioni, le altre strutture, non solamente quelle identificate, quelle 36 identificate per gli allenamenti e per le sedi delle gare sportive, possano avere un sostegno. Ecco, in questo senso qua i commercialisti potranno essere di supporto anche con la Regione per avviare dei bandi. Per esempio, mi viene in mente che nelle Marche è proprio da qualche giorno che è nato un bando proprio per tutti gli impianti sportivi. Forse il dottor Sessa potrà darci delle informazioni precise a questo proposito. Diciamo che, come diceva Marilena, abbiamo raggiunto questa intesa con la Regione, quindi con il consigliere Basile, che è dedicato, e proprio per quanto riguarda il credito sportivo, quindi col CONI ci sono praticamente in essere questi accordi, queste, diciamo, iniziative, anche per aiutare anche le associazioni, e dal punto di vista anche, diciamo, oltre che strutturale, mettere a posto queste strutture fatiscenti che non faranno parte del gruppo delle Universiadi, ma per dare la possibilità anche ai bambini di poter accedere un'altra volta all'attività sportiva. E abbiamo fatto anche un progetto scuola famiglia proprio con l'ordine, con i commercialisti, affinché questi ragazzi vengano raccolti dalla strada e vengano messi in questa attività sportiva, proprio per dare una sana crescita e quindi far sì che, per trovarci preparati anche per fronteggiare l'eventuale malavita, insomma, futura, e quindi accogliere nella nostra famiglia dei commercialisti anche questi bambini che allo stato non rientrano in quei 36 impianti tra Napoli, Caserta, Benevento, che dovrebbero farsi di far parte dell'Universiadi, sia per un discorso di allenamento che per la competizione propriamente. Certamente. Diciamo. Fabrizio, tu che sei uomo di campo, in realtà uomo di vasca, no? Sì. Si sta parlando appunto della riqualificazione di questi impianti sportivi. In che maniera l'ottimizzazione di un impianto sportivo può aiutare gli atleti nella loro preparazione tecnica soprattutto? Beh, assolutamente è importantissimo. Ho girato anche tanti paesi con la nazionale e la differenza che abbiamo in Italia, soprattutto poi al sud, a Napoli in particolare, di impianti sportivi che invece ci sono all'estero è notevole. Ovviamente un impianto sportivo fatto con i crismi giusti dà la possibilità a un atleta di esprimersi al massimo, di poter allenarsi al massimo e raggiungere degli obiettivi sicuramente alti. E non solo per gli atleti, ma anche per il pubblico, perché poi c'è bisogno ovviamente di chi ti sostiene, sì. Da un punto di vista proprio emozionale, no? Quindi è importante anche perché il pubblico poi sia presente. Sì, si spera appunto. E poi Fabrizio, il talento è importante, ma poi bisogna allenarsi, e lo sanno questo anche i grandi campioni, lo sai in primis tu che hai girato. Il talento va allenato. Allenato costantemente, e questo solo può portare a risultati alti come, certo, per esempio quelli delle Olimpiadi. Certo. Bene, allora ringraziamo Fabrizio Buonocore, che è commercialista, ma ricordiamo anche capitano della Canottieri Napoli, storico componente del Sette Bello, insomma molto conosciuto, l'abbiamo già ospitato anche qui a Mattina 9 per parlare solo di sport e di competizione, quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E poi Marilena Nasti, che è presidente della Commissione Sport dell'Ordine, e Arcangelo Sessa, consigliere delegato dell'Ordine di Napoli, dei commercialisti. Grazie a voi. Grazie ancora. Andiamo in pubblicità, poi un altro appuntamento. Pubblicità, grazie. A tra poco.